Oggi assaggi che? Evviva! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, che... è vero. Sì, sì, siamo proprio in cucina, vero? Sì, si è invidiato, si è invidiato della location di Ombretta. Non dire queste parole, parole sono pesanti. E allora si è voluto mettere nella stessa location con lo sfondo, solo che stiamo scomodissimi, quindi se a un certo punto vedrete crollare lo sfondo sarà tutta colpa sua. Perfetto, e quindi basta cianciare, come dice lei, perché lei ciancia sempre. E oggi proviamo degli assaggini. Che cos'è? Che cos'è? Il naso. Bene, oggi proveremo degli assaggini comprati alla bottega svedese, giusto? E quindi oggi assaggi IKEA. Abbiamo scelto di prendere tutto quello che secondo noi a voi sarebbe piaciuto assaggiare, ma che avreste lasciato poi sugli scaffali per paura di prendere una cantonata, per paura di aver una schifezza, una schifezza. Li proviamo noi per voi. Noi non abbiamo paura di prendere schifezze. No, allora cominciamo dal salato e poi ci spostiamo al dolce. Che ne pensi? Sì, io avrei fatto al contrario. No, io no. Allora cominciamo dal salato. Vai tu a prenderli. Qua? Va bene. Wow! Cominciamo malissimo. Guardate! Ho preso Gabriele. I salamini dell'alce. Guarda, sono di alce. Sono di alce. Vediamo cosa c'è dentro. Salsicce affumicate, lessiccate, non ci credo. Di carne di alce e maiale, 13 barra, esatto, quello che penso pure io, 13 barra 16 pezzi, ingredienti, al primo posto, io non lo mangio, perché? Carne di alce, no, ti prego, carne di alce, dobbiamo provarli, carne di maiale, al terzo posto come ingrediente, grasso di maiale, sale, destrosio, cipolla, pepe nero, bacche di ginepro, salvia, coriandolo, foglie di alloro, pepe, aglio, antiossidante, eccetera, eccetera, conservato. Se siete vegani, vegetariani, potete cambiare video, vabbè, che poi il resto sarà tutto. Cambiate negozio. Bene, io voglio provare. Bla, ma perché il maiale merita meno rispetto dell'alce? L'alce perché ci sembra più, lo vedi là nel, nelle foreste innevate. L'odore è buono, l'alce ha un buon odore. Sa di wurstel affumicato. Vediamo come odore. Occhio alle corna che se ti rimangono tra i denti. Dobbiamo cerciare. Dovevo assaggiare per forza, ma il budellino fuori si mangia? Devo dire, malgrado il mio essere restia all'ingrediente, è buono. Sono buone. Non faccio rumore, volevo togliere lo scotch perché hanno la, ecco, hanno la simpatica confezione, apri e chiudi, salva freschezza. Sono tipo, assomigliano un pochettino vagamente ai salamini quelli beretta. È un mix tra un salamino, beretta e un wurstel. È un wurstel però di quelli tedeschi che sanno la... La scorzetta dura, come si chiama? Sì, il budellino che li protegge... Sì. La buccia insomma. Non si chiama buccia del wurstel. Allora, vabbè. Comunque. Buoni, si possono mangiare. Sono buoni, molto aromatizzati, molto salati, non piccanti, gradevolissimi. Noi per amore dei maiali e dell'alce non ne compreremo più, però. No. Allora, quindi, i salamini promossi. Ma tu nel frattempo io ho ricevuto una telefonata e lui si è mangiato due biscotti. Questa cosa non va bene. Uno io e due lui. Non va bene? Allora, stavo dicendo che senza essere ipocriti, noi mangiamo la carne, però fermo culturale, se mi dici carne d'alce è come se mi dici carne di struzzo, è come se mi dici carne di cavallo o qualche remora, a masticarlo fa anche rima, basta così, andiamo avanti. Fermo restando che se voi siete più aperti mentalmente sono buonissimi. Cetriolo. Cosa che non piace a me è una cosa che non piace a te, cetriolo. E non dirò la frase a me il cetriolo piace. A me il cetriolo non piace, però io lo dico e quindi non lo nego. Apri? Apri il cetriolo. Io non lo assaggio. No, tu lo assaggi, no, per primo. Zitto, lo assaggi, è buonissimo. Enzo, lo vuoi il cetriolino? No. È durizio. Com'è?
No, non lo assaggeremo mai. Tu assaggerai il cetriolino durissimo. E non fare battute di dubbio gusto. Oh, guarda come ti sorride qui. No, madonna, no. Apri, devi assaggiarlo, se no non vale. Spostati tu, spostati. Pronto? Apri, naso sturato. Ah, fai a mamma. Mastica, mastica. Sputa, sputa, sputa. Oh, buonissimi. Non è male. È buono, dai. I cetriolini che ha, ragazzi. Io li ho assaggiati nelle loro preparazioni quando li mettono. Mamma, tocca a me, tocca a me. Vuoi assaggiarlo? Ho paura. Non averne è buonissimo. Guarda, molto meglio dei biscotti. È vero. E basta, buoni, buoni, ottimi, ottimi, dolci. Sono buonissimi. Buonissimi, buoni. Perché i cetriolini... E anche salati. E anche salati, giusto. Bravo, giusto, perché i cetriolini dell'IKEA sono agrodolci. Ci sono cetriolini, aceto di alcol, zucchero grezzo di canna, acqua, sale, semi di senape, aromi naturali. Sono stupendi. Quindi consigliatissimi, ma sappiate che sono molto agrodolci. Buoni, vero? E ve li dovete montare voi. Poi? Sì, perché sono a fette, se vi volete entrare li dovete montare. Ricordatevi di prendere le viti al reparto. Al reparto viti. Cipollina, cipollina fritta. Questa è cipolle fritti. Noi questa sul canale la faremo perché dicono essere buonissima, ora l'assaggeremo, e però è fritta con olio di colza. Noi invece la faremo con olio extravergine di oliva. Perfetto. Enzo, stai fermo. Prego, messie. Ho paura che... Se vuole papà, basta. Vabbè. Sono come degli sono degli gli onion ring, infatti, anelli di cipolla, però sminuzzati. Tocca a me, buoni, tocca a me. Buoni, dai. Buoni. Buoni, vero amore? Buoni, da sgranocchiare davanti alla televisione e poi dare un bacio a tutti quanti. E anche dolci. Benissimo. Benissimo. Allora, direi, proviamo questa qua, la confettura. Allora, questa confettura l'ho voluta prendere io, la volevo prendere da un sacco di tempo. Cosa c'è dentro? Tra le confetture IKEA è quella che costa di più, è biologica e certificata anche. È una confettura una confettura di camemoro. Cos'è il camemoro? Camemoro? Camemoro o camemoro? Non lo so, chiediamolo agli acculturati del nostro canale. Comunque sembrano dei gelsi, delle more bianche, insomma, mi ha fatto simpatia. Era sotto vuoto. Oh mio Dio. Perché sa di pomodoro? Non lo sappiamo. Assaggiamo. No, assaggia papà prima. Che non voglio assaggiare. Assaggia papà. E non fare facce che possano... Sputa, dai, sputa! Sa di pomodoro, vero? Sa di pomodoro. Pomodori secchi. Sembra di quella... Ma che è il comomoro? È un pomodoro! Come marmellata da colazione con no. Pomodoro. No! È una marmellata che è piena di semini. Tipo quelli del pomodoro. Sì. Sa un po' di pomodoro fresco e un po' di pomodoro secco, tutto tritato insieme grossolanamente con dello zucchero e dell'aceto. No. Costa troppo rispetto alle altre marmellate IKEA. Sarà buona di ingredienti, ma... Questa con la, sì, con la carne, con la carne e con i formaggi, sì. Ma insomma non compri un barattolo da 400 grammi di marmellata per secondi piatti. Di solito ci sono le quindi, marmellatine più. Per noi è un no! A Natale magari se volete fare i sofisticati, offrirle insieme a un tagliere di formaggi. Non ci invitate Madonna. A Natale però noi se no, grazie. Poi, queste cosa sono? Facciamo queste? Allora, questi erano in super sconto, sono dei cioccolatini barra caramelle assortimento de chocolat. In italiano cioccolatini assortiti. Ora ci toccherà mangiarne tanti, sono assortiti. No, ne assaggiamo uno io, uno tu e poi... Ok. Che colore vuoi? Allora, io scelgo il colore per te e tu scegli il colore per me. Allora, io scelgo il colore per te. Tieni, giallo. E per te verde. Ok. Allora, no, tu che dire. Colore è il mio? Il mio è verde. Alla menta? Menta e no. Mandorla. No, mandorla. No, il tuo è mandorla, punto. Ah, ok. Il mio cos'è? Giallo. Signore, dai, limone e liquirizia, no però! No, 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 no
Furbacchione. Furbacchione. Aiuto. Il mio che cos'è? Dai, il limone e il liquidì. Il tuo è... Boh, non lo so, assai. Io assaggio quella della mandorla. E il mio non so. Non è la mandorla, è la menta. Ah, il tuo è la menta. Ah, sono quelli accanto. Tutto schifo. Cioccolato bianco, limone. Lì mi è andato in bagno a vomitare. Ma voi non ci fate caso. Gabri, tutto ok? Il mio è cioccolato bianco. Cioccolato bianco al gusto di limone con quelli che vedete neri, i toppoli, sono pezzetti di liquirizia. Hai vomitato? No, vado. Vuoi quello al cioccolato bianco, limone e liquirizia? No. È proprio con le... Non è brutto, Se vi piace la liquirizia, non è brutto. C'è un piccolo problema. A me non piace la liquirizia. Quello blu com'è? Questo che ha lui. Quello blu non lo so, dobbiamo provarli. A questo punto li proviamo? Prova blu. Allora, tu prova il blu, Ga. Io provo azzurro. Adesso, il mio è azzurro. Ma fa tutto di liquirizia, ma... Il mio azzurro è la nocciola. Azzurro così così, mandorla, il tuo blu. Quindi blu mandorla, basta, non si dicono queste parole. E adesso credo che questo marroncino sia il più buono, che è fondente mu. Vediamo. Mmm, La mucca fa mu. Per mu non piace, buono. La mucca fa mu. Bene, che dire? Bellissimi per una challenge. Offrite quelli brutti alle persone che vi stanno antipatiche. Voi un cioccolatino, nessuno vi dirà di no. E poi alla fine, surprise! Siccome Questi li conosciamo. No, io no. Li conosciamo cosa? Che se li sono spazzolati loro. Ora, quando c'è la cosa che può avere un sapore umano, mi dicono di no. Va bene. Allora, questi sono i chocolate, anzi, cacor. Cacor! E non lasciano presagire nulla di buono dal nome. Cacor! Sono mezzi cacao e poi col cuoricino. Cacor! Sono molto buoni e ti consiglio di prenderli. Ah, ma che consigli tu? C'è il biscotto che è salatino, biscotto proprio, e poi c'è questa sorta di crema cioccolato. Il biscotto è buono, la crema in mezzo è plastica. Non ha nessun sapore di cioccolato. Sarà il cacao o sarà la crema in mezzo. Pollice in giù per il cacao. Ho voluto esagerare con il gusto dell'orrore. Già la confezioncina verde acido è respingente. Non lo so. Sono i Sotsack Sono praline di avena ricoperte di cacao e cocco, ben 6 pezzi. Guardate, sono così, dei simpatici montagnetti di cacao. Sbiciano! Non sono buoni! Allora, questi al nord piacciono. Secondo me, questi piacciono in Veneto. Piacciono in Trentino perché hanno dei gusti che si trovano anche là. Per noi sono buoni. Io sento molto il caffè, ma è possibile? Sì, è vero. Allora, c'è margarina. Ah, boh, come primo ingrediente, margarina di olio di palma e di karité, proprio un veleno. Acqua, non li prendete. Emulsionante, antiossidante, fiocchi d'avena, zucchero, pasta di cacao, cacao amaro. Stabilizzante, farina di cocco, cacao magro, aromi, colorante, farina di frumento, acqua, uovo intero in polvere, agenti lievitanti. Infatti non dico è strano che si sente il caffè. È vero, si sente il caffè in una cosa dove non c'è il caffè. Molto strano, sarà il gusto dell'avena. Bene, allora bocciatissimi ragazzi. Io li sconsiglio. Ma non ci credo che i promossi sono... È un ciambellone amaro. Non posso crederci che di tutto quello che abbiamo assaggiato i promossi sono le cipolle. Ma proviamo questi qua? No, proviamo quelli là, i cinnamon roll. Oh, ok. Adesso poi ho preso questi, che si chiamano in svedese Giflar Cinnamon Cannelzim.
cinnamon roll per gli amici. Cinnamon! Che sono i rotolini, le briochinette. Alla cannella? Alla cannella. Queste dovrebbero essere buone dopo un leggero passaggio al microonde. Che hai quella faccia? Un po' il lamento del cioccolatino in bocca. È come aver mangiato un abre magico. La carta verde spinto doveva farlo presagire. Si presentano così. Io li chiamerei scafazzated cinnamon roll. Schiacciatelli, schiacciatelli. Assaggio. Sono brutti. Fanno di cannella. L'odore è quello della cannella. Forse se passate al microonde guadagnano qualche punto. Dunque è come un panino. Un panino all'olio. Servono tipo dei flauti alla cannella. Può essere? Farina di frumento, ripieno alla cannella, zucchero, margarina di palma, vegetali, colza, acqua, sale, emulsionante, correttore di acidità, zucchero di canna, noccioli di albicocca. Ho letto male? No, no, c'è scritto noccioli di albicocca. Ma quello che ne buttiamo dell'albicocca? Qui, quello che sputi. Vabbè, dentro, per alcuni li usano come mandorle. Ah, non capito. Modificato, cannella, conservante, addensante, schifezzante. Schifezzante? No, non li ricomprerò più, finiti questi non li ricompreremo. Scaldati al microonde penso che acquisiscano immorbidezza, quindi sono mangiabili, sono buoni perché si sente solo la cannella. Va bene, ora l'ultima cosa, i cacor. Ragazzi, io pensavo che questa... Ma perché tutte cose che le chiamano cacor? Perché? Cosa è il cioccolato, il cioccolato si chiama cacor. Cacor è biscotto e poi chocland flarn, ma saranno contorti, e sono questi. E sono talleri doppi al cioccolato. Ingredienti al primo posto, zucchero. Ma come li fanno gli ingredienti? Al contrario. Zucchero, cioccolato, emulsionante, fiocchi di avena, il 17%, margarina fatta con olio di palma, olio di palmisti, olio di semi di colza, acqua, sale ed emulsionante, farina di frumento, uova in polvere, agenti lievitanti. Io voglio fare ufficialmente una richiesta all'IKEA, sono seria. Ma secondo me, siccome usano la palma per fare i mobili, ma ragazzi, l'olio di colza, l'olio di palmisti, l'olio di palma, tutti assieme, in tutti i prodotti, in tutti, io capisco che dovete vendere a meno prezzo, ma sono cose che comprano le famiglie, fanno male, poi passate i mobili ecologici, la zona verde, la fogliolina verde bio, perché fate una marmellata che sa di pomodori. Bio, ma non va bene! Non va bene, Dio! Non va bene! Non va tutto bene. Nordish style, tutto stile! Aspettate! Assaggiamo! Ci vogliamo ammazzare prima. Tutti! Bravo, cioè, è senza preconcetti! Aspetta, prego, fate voi! Ma perché sempre prima io? Anche no, dividiamolo! Sì, sì, io all'interno non lo voglio! Allora, si presenta così, doppio biscotto con strisciazza di cacao. Alleluia! È molto duro. Va bene così, va bene così. Ecco, assaggio. Il cioccolato non è buono, è surrogato, non è cioccolato di prima qualità. Il tallero di per sé è buono, ma sapendo quello che c'è dentro uno lo mangia malvolentieri. Voi mi direte, Ombretta, ma allora perché li hai presi? Sinceramente, noi li abbiamo presi soprattutto per assaggiarli, perché vedevamo che proprio le persone li tenevano in mano, poi vedendo delle confezioni così grandi le riposavano, vero? C'è capitato, eravamo lì a prenderci un caffè e vedevamo proprio questa scena, prendere, guardare e posare, prendere, guardare e posare. Voglio dire, poi sponsorizzano molto questa bottega svedese e noi però, avevamo assaggiato altro che il salmone, la salsa, esatto, quella da accompagnare al salmone, il salmone con la salsa che poi abbiamo fatto anche noi, sempre senza olio di colza. Mi raccomando, la trovate qua dove c'era i col pallino. Allora, noi, voi sapete, il pallino. Noi siamo dei fan sfegatati dell'IKEA, del concetto della casa bellina per tutti, del sicuramente sì. Però quando questo deve andare a intaccare dei meccanismi così sacri come il cibo, quello no. Va benissimo il salmone, vabbè, però poi anche le polpettine, le polpettine c'è l'olio di colza dentro, no. Mettere in tutti i cibi l'olio di colza e i palmi e palmisti, ma poi la cosa
strana, la cosa strana è che in questi prodotti, questi ingredienti stanno proprio all'inizio, non sono un componente dell'alimento verso la fine. Sì, sì, è vero. Cioè, in questo, al primo posto, c'è la margarina di olio di palma e palmisti e colza. Cioè, mangiate solo quello, è una botta per le arterie. E poi c'è il caffè, non c'è il caffè in quello. Vabbè. Quindi, per quanto mi riguarda, i promossi di questa haul sono i cetriolini, che sono molto buoni, la marmellata la promuovo per i formaggi e le carni, e le cipolle. E i salamini sono quel... buoni. E i salamini sono buoni. Aspettate, ma io ho proprio il blocco. Quel povero cioccolatino alla cammella e il limone? Va. Non no, cioccolatini neanche. Idea! Ci hai deluso! Io spero che invece noi non vi abbiamo deluso. Spero di avervi, che vi abbiamo fatto un favore nel farvi risparmiare qualche soldino nel prendere. All'IKEA ci sono tante cose. Cose belle. Queste no, prendete cetriolini. Non sono in linea con i nostri gusti. Non specifichiamo una cosa, sono delle impressioni personalissime, soggettivissime e confutabilissime. Noi non abbiamo la Bibbia, non abbiamo la scienza infusa e non sappiamo niente. Però, essendo l'IKEA un mobilificio, pensiamo di non nuocerle dicendo che dovrebbe migliorare la qualità di quello che mette all'interno dei cibi. Fermo restando che poi ha dei cibi di eccellenza come quella marmellata. Bene. Che a gusto per esempio non mi è piaciuta, ma gli ingredienti sono buoni, con i formaggi starà benissimo, i cetriolini stanno benissimo. Insomma, togli sto olio di colza e sto olio di... Bene, quindi ringraziamo gli avvocati IKEA che non ci faranno causa, visto questa prefazione di Ombretta. Tutto buono, tutto personale. Continuate a fare i mobili, ma levateci mano per il cibo. No, continuate a fare cibo, però per favore, è una richiesta da consumatrice e vostra grande stimatrice. Cioè, basta, non è bello. Cioè, io adesso che ho fatto questo video, sono preoccupata, pur avendo assaggiato le pezzettine, di quanto olio di colza e olio di parmigiano. Niente, ora guarda, ti strizzi e ti esce da tutte le parti. Bene, vi ringraziamo per... Diventerai una colza, brutta come una colza. Allora, bene, vi ringraziamo per aver partecipato a questo video. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, condividete il video sulle vostre pagine Facebook e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale. E non dimenticatevi di iscrivervi anche nei due canali della nostra simpatica Ombretta, ovvero Ombretta... sì, è qua, e da questo lato Arte per te. Yes, dove molto presto ci sarà un bellissimo benvenuto in IKEA con una cosa che ho comprato all'IKEA. Bene. Reparto cucina. Vuoi dire qualcosa? Sì, comprate questi biscotti qua e i cetriolini. Questa è la cipolla. Questa è la cipolla però. Insomma, è la cipolla. Bene. Benissimo, dopo il consiglio del nostro maître chocolatier pasticceron, noi ci vediamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao.